seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia. Dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore finché Egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Il testo di oggi è un invito del profeta Osea al pentimento e alla ricerca di Dio, e lo fa usando verbi particolari: seminare, raccogliere, dissodare, verbi legati all'agricoltura, attività che il popolo di Israele conosceva molto bene. Vorrei soffermarmi un po' su questi verbi, partendo dall'ultimo, dissodare. Cosa significa dissodare? Lavorare un terreno duro, incolto, per renderlo adatto alla coltivazione. Togliere pietre ed erbacce per far crescere il grano, piante e vari prodotti della terra. Dio dice anche a noi: dissodate un campo nuovo. È tempo di cercare il Signore finché Egli venga. Anche noi abbiamo bisogno di dissodare il nostro campo, il nostro cuore. Qui il campo nuovo è simbolo del luogo attraverso il quale ci nutriamo. Così, per il popolo di Israele era ciò che procurava sostentamento materiale, il luogo intorno al quale vivevano la loro vita. Per noi invece oggi, il campo nuovo è il cuore, dove coltiviamo le nostre relazioni, dove dimorano i nostri interessi, desideri, pensieri. Quindi anche noi dobbiamo lavorare, dissodare il nostro campo, perché poi, innaffiato con la pioggia di giustizia, produrrà i frutti giusti: amore, pace, giustizia, misericordia. Osea continua dicendo: seminate giustizia per raccogliere misericordia. La giustizia e la misericordia sembrano due virtù opposte, difficilmente concordabili tra di loro, ma Dio dice: non è così. E vuol dire allora che il popolo di Israele non praticava la giustizia divina, ma quella umana, che risultava dura, fredda. Osservando il modo di operare di Gesù, abbiamo imparato che c'è un elemento che precede ed integra la giustizia: l'amore. A nessuno piace sentirsi trattato applicando solo la giustizia, perché davanti ad una giustizia senza amore, come può essere quella dell'occhio per occhio, dente per dente, l'uomo può sperimentare la crudeltà, la forza altrui. Per tutto questo allora il profeta dice: è tempo di cercare il Signore. Impegniamoci dunque oggi e i giorni a venire a dissodare questo terreno che spesso si indurisce, nel quale si creano delle zolle dure nelle quali la parola di Dio fa fatica a penetrare. E buona giornata a tutti.